dialogo, il dibattito, se riesce a diventare parte di una collettività. Noi ci stiamo provando a volte anche magari con la forza, con tanti libri, insistendo, non arrendendoci di fronte agli schiaffi subiti o a quel che va, quel che capita, e stiamo cercando, se non di imporlo, sarebbe sicuramente eccessivo, di proporlo in maniera costante, con un continuo ronzio. Credo che questo sia l'obiettivo. Momenti come questo hanno sicuramente una funzione importante in questa direzione. Sono riuscito a non parlare dei libri. No, io volevo dare invece un compito a Claudio Carleri, perché mi voglio togliere poi la soddisfazione. Sono stata al laboratorio, sono stata anche ripresa durante il laboratorio in uno dei nostri momenti di gruppo, di lavoro di gruppo. Lui mi scoprì che in realtà io non stavo facendo niente, anzi aizzavo il gruppetto a parlare d'altro, perché c'era stato un caramba che sorpresa, mi ero incontrato con una mia ex alunna che io non avevo riconosciuto, ma perché lei è stata alunna mia piccina, ero piccina pure io allora, e quindi noi stavamo parlando, ah davvero che bello, eccetera, c'era tutto questo momento, lui venne e disse, quello che tecnicamente si chiama cazziatore, tu sei venuto a fare chiasso, non sei venuto a lavorare, non sei venuto a scrivere, no, io dico, ma noi abbiamo già fatto in questo gruppo, no, io vi ho detto che dovevate suddividervi i luoghi, ma noi l'abbiamo già fatto, non era vero, mentiva, non avevamo fatto niente, ci stavamo divertendo, e allora stasera invece io ti do un compito, perché mi sembra giusto valorizzare tutti coloro che sono stati autori di questo libro, e quindi io ti chiedo di leggere tutto l'elenco, di fare un appello di tutti gli scrittori che sono poi qui e devono avere la loro soddisfazione. Sono perfettamente d'accordo, anche perché questo è uno dei momenti importanti in cui c'è un confronto diretto Calveri-Putignano. Esatto. Quando lui ha letto i nomi alla prima presentazione ne ha sbagliati o due o tre. Vediamo se io riesco a fare di meglio. Vediamo tu che sai fare. Dovrai scorrere. Però se sbaglia qualcuno su il buzzo. Esatto, ci pensi tu. Ci sto io che sono stata ripresa, no, e quindi ho il dente avvelenato. Vincenza Alfano, che si firma tale ma tutti conoscono come Enza. Pasquale Amoroso, Maddalena Bovenzi, Daniele Cannatella, Agnese Casolaro, uno. Rita Cercello, Maurizio De Angelis, Gwendalina De Blasio, Antonella De Blasio, Valentina De Fraia, Giuseppina Dell'Aria, Donatella Delle Cese, Antonio Di Franco, Claudia Dragone, Emilia Ferrara, Gabriele Iaconis, Brunella La Salvia, Enrica Lianza, Maria Elena Mattina, Daniele Mennella, Bruno Morra, Fabrizio Morrone, Maria Pia Nicolò, Michela Orsini, Agnese Ottaviano, Tina Pane, Patrizia Pellecchia, Ersilia Anna Petillo, Susanna Laura Privato, Elisabetta Reccia, Maria Rosaria Riccio, Valerio Rinaldi, Anna Romano, Cristina Maria Russo, Maria Angela Sapere, Camilla Clementina Esmeralda Stellato, però tutti la chiamano Camilla Stellato, è più semplice, Simona Vassetti e Tommaso Vitiello. Innanzitutto un applauso. Brevissimamente, perché mi rendo conto che l'ora insomma si è fatta tale, per cui insomma, sarà arrivato il riscatto, l'hanno pagato, possiamo liberare. Non ancora. Sì, no. Era scherzavo ovviamente, come mi prendo la licenza di fare molto spesso. Allora, secondo me, vabbè, sulla scrittura collettiva ha detto tutto Aldo Putignano, che di fatto è veramente un precursore, insomma, possiamo scherzare con lui quanto vogliamo, però è quello che ha avuto il coraggio e la visione di affermare un principio, quello che scrivere tutti insieme avesse un senso, che non fosse soltanto la somma di copie vendute, insomma, sì, non fosse solo un pretesto per questo. È parecchio tempo fa, ma io dico soltanto che il valore della scrittura collettiva tecnicamente si riferisce al fatto che forse solo con la scrittura collettiva si può sperimentare davvero. Perché chiunque provasse a fare sperimentazione da solo verrebbe tacciato automaticamente di vendetarismo, cioè dice sì, ma chi ti credi di essere? Insomma. Allora noi
diciamo, insieme ci divertiamo. Poi nessuno dice che la scrittura collettiva sia l'unica forma di espressione, anzi è una forma propedeutica, terapeutica per molti, perché molti non avrebbero mai avuto il coraggio di mettere qualcosa su carta. È un modo per spingere a superare la naturale pigrizia di tutti quelli che immaginano grandi romanzi ma non scrivono due righe. Io mi annovero assolutamente in questo gruppo, perché insomma, e ne vado anche fiero. Però c'è un altro messaggio che credo sia molto importante. La collettività ci rende tutti ambasciatori di un modo di sentire, di un modo di proporre le cose, di quella che definiamo una sensibilità comune. Ci piacciono i libri, ci piace la letteratura, ci piace avventurarci in quella che è la lettura di un testo nuovo, ci piace scoprire. E spesso mi si chiede, nei libri collettivi c'è un racconto che preferisci? Io ovviamente non risponderei mai, perché non, tra l'altro è molto difficile parlare di preferenza in un'opera di questo tipo. Però c'è una persona che vorrei ringraziare e che vorrei mettere ad esempio tra gli autori, perché si è fatta ambasciatrice di questo libro, continua con tenacia a difendere la validità del lavoro facendo delle cose, ed è Emilia Ferrara. E qui si facile scrivere e immediatamente dopo lasciare andare quello che si è scritto senza occuparsene. In particolare Emilia è un modello per tutti, perché oltre ad aver scritto difende con coerenza e con costanza, promuovendo il lavoro di tutti, quella che è un valore assoluto. Cioè, guardate che non è soltanto uno spreco di carta inchiostro, non è soltanto un intrattenimento tra amici, non è stato solo quello. È legittimo anche pensare che sia solo questo per molti. Però io vi esorto, seguite l'esempio di chi difende il lavoro, il suo libro, perché automaticamente difenderà anche tutti i libri degli altri e difenderà l'idea stessa che siamo tutti noi a produrre la cultura. Piccoli pezzi, io lo dico sempre. La letteratura non ha nessun bisogno di noi, noi abbiamo un gran bisogno della letteratura. Il senso di questo bisogno, di questa esigenza, va assolutamente trasmesso grazie a un comportamento attivo, da tutti i punti di vista. Se vi piace un libro parlatene bene, se avete scritto un libro non abbiate vergogna né timore di dirlo, di farlo conoscere, di spingerlo, soprattutto se è un libro collettivo, perché vi assicuro non si può essere tacciati di voglia di manie di protagonismo di fronte a qualcosa del genere. E un maestro di questo approccio, senz'altro, ancora una volta, chiuderei con almeno il mio intervento con questo, un applauso ancora a Natale. Buon anno, buon anno. Sono divisa tra due esigenze, che da un lato quella di non eccedere in una presentazione troppo lunga che possa stancare, l'altra esigenza sarebbe quella di dare la parola agli autori che sono qui in sala, ma tanto si vergognano tutti come ladri, no? Quindi, ad Antonella, quindi questa vorrei... è tutta interrogazione alla cazzo, cioè, ma io, cioè ci stanno degli occhi, no? Allora, perché c'è sempre gli assenti, allora sono presenti, sono presenti. L'ho segnato, adesso vorrei sapere se fine mo l'ha spiegato, mo interroga. Mo voglio sentire. Allora, interrogato, un a caso, Gabriele Diabolos. No, perché ti sei già giustificato in settimana. Allora, no, adesso... Straparla un po' anche tu. Vorrei... Allora, io ho iniziato il primo laboratorio con Claudio, proprio relativo a Immaginapoli. Mi ricordo, cioè volevo intervenire per dire che avevo conosciuto Claudio proprio alla Vera Bellezza, che era un romanzo collettivo che partiva da sperimentazione massima, insomma, in un giorno una follia decidere pura, una trama, personaggi, scritto come dividersi, voce, esatto, scritto in una sola voce, suddividersi il lavoro da poi svolgere una sola settimana, insomma, una sperimentazione. Io mi sono avvicinato alla scrittura proprio in quel preciso istante, diciamo, in una maniera un po' folle, un po' incosciente, diciamo, seguendo persone incoscienti, tra l'altro. Quindi poi mi sono avvicinato. C'era anche Aldo Cutignano, tutti coscienti, senza il quale non si potrebbe fare nulla del genere. Ovviamente poi però nell'incoscienza ho trovato la serietà e la professionalità del lavoro e dell'amore verso la scrittura.
e da qui diciamo che sono stato fortunato, diciamo, questo svezzamento violento. Esatto, violento, che mi ha portato però poi a intraprendere una strada con delle persone che mi hanno anche aiutato proprio nel prendere le direzioni, proprio legandomi anche al libro di Rosalia, le direzioni immaginarie e reali giuste, che continuo nel mio piccolo, insomma, a seguire quotidianamente nelle mie, soprattutto nell'approccio alla scrittura. E quindi niente. E diciamo che hai scritto anche un romanzo, sì, diciamolo. Diciamo il titolo, difendiamo, difendiamo i nostri libri, come ci ha detto appunto. Ragazziamoci la finiamo. Niente. Siamo un motivo in più per guardare il cielo, pubblicato da Bupen LED, nuova fotositi, insomma. Quindi quanti anni hai tu? Quanti anni hai tu? Quando ho pubblicato, esatto, avevo 24 anni. Ora ne ha 24. Sono lì indietro, ritroso, adesso ne ho più. No, quindi insomma sono stato fortunato proprio nell'incontrare Aldo, un po' per caso. Un po' per caso, un po' per tra virgolette destino, insomma, che ha saputo prima valorizzare e poi apprezzare, insomma, il mio lavoro, e che ho continuato a seguire poi successivamente tutte le varie iniziative che sono sempre nuove e sempre alla ricerca di qualcosa di, come dire, di che riunisce le persone, appunto, che le riunisce in un unico comune denominatore, che è l'amore per la scrittura. Quindi questo è il suo. Una cosa che mi sembra che uno pubblica gli amici. Allora, noi abbiamo la fortuna di essere amici, però quando gli chiedevo quanti anni avevi quando hai pubblicato il libro, proprio per fare capire che in genere, laddove c'è il laboratorio, a parte laddove c'è passione, c'è la ricerca di nuove voci. Cioè, a me piace innanzitutto trovare qualcosa da leggere che mi diverta, a parte l'editing, a parte la pubblicazione. La fortuna è che molte delle persone che abbiamo incontrato in questi percorsi di scrittura collettiva stanno arrivando a maturazione. Gabriele effettivamente è uno di quelli che era più pronto sin da un'età giovanissima, perché comunque c'è, cioè, un romanzo a 24 anni è proprio difficile da scrivere. Lui l'ha scritto con coerenza ed è stato pubblicato poi su una scelta biecamente legata a un'ottica imprenditoriale, cioè è un libro che merita di essere pubblicato non solo per valore ma anche perché ha una sua vendibilità, perché poi non ci nascondiamo che la cultura non ha prezzo ma ha dei costi, e questi costi vanno sostenuti comprando libri. Per questo dico propagandate libri, signori, perché nel momento in cui chiude Fnac, che non vende solo libri, è un momento difficile per tutti noi. Non che fosse il paradiso, molti mi dicono ma come libreria non era granché, era uno spazio dove c'erano i libri, c'era uno spazio con dei libri. Io non sono preoccupato perché i libri troveranno sempre un modo di arrivare al lettore, però questi spazi si stanno riducendo. Allora ecco, l'ottica è anche fare impresa con questo. C'è un programma che si chiama Creative Europe dell'Unione Europea che dal 2014 stanzierà una ingente mole di fondi comunitari, non per iniziative fasulle, ma tra le altre cose per tradurre 5.500 opere in altre lingue. E io dicevo oggi ad Aldo che una delle mie intenzioni è assolutamente quella di cercare di far tradurre, di mettere a bando la traduzione dell'enciclopedia degli autori inesistenti, perché io sono convinto che possa essere molto più rappresentativa un'opera del genere del movimento letterario italiano, di quella che è la nascente letteratura italiana contemporanea, rispetto a quella che può essere l'ennesima ripubblicazione di un bestseller noir, che ha tutto il diritto di esistere ma che non è rappresentativa di un filone, e anzi molto spesso è letteratura mimetica. Cioè di solito un bravo scrittore di noir si dice scrivi come un americano, va bene, d'accordo, ci sto, però mi serve e ci serve anche proprio dare dignità a quella che è una narrazione con lui. Poi io 2 anni fa non ero amico di Aldo Putignano. No, infatti. Lo scrivavo proprio, dopo 2 anni mi guardo bene da lì. Mi guardo bene. Ancora oggi lo guarda con sospetto in pratica, no? Brunella.
No, vabbè, io volevo ringraziare Claudio perché comunque ci dà modo di coltivare una passione che probabilmente al di fuori di certi circoli non avremmo modo di poter coltivare. Ci ha dato allo stesso tempo la possibilità di fare qualcosa per la nostra città, visto che pochi danno voce a chi ha poca voce nel contesto letterario, e persone come Aldo, come Claudio, ci danno modo anche a noi di poter rientrare in un circolo più ampio, ci dà modo comunque anche di incontrare gente, di confrontarci con persone, ci dà modo comunque di sviluppare anche meglio la nostra passione e di coltivare e di valorizzare comunque la nostra città, che viene sempre bistrattata troppo oggi. Grazie a voi. Bello perché Aldo indica, c'è sempre gente che si finge morta, guarda. È proprio il caso, mi sembra anche giusto dare il merito in ordine di conoscenza, perché ho trovato delle persone pulite, nel senso. Speriamo in tutti i sensi. Hanno dato spazio e voce a chi in questa città non ne ha. Non solo non ne ha, ma vengono continuamente cacciati. Perché ci sono altri che hanno occupato delle posizioni e non se ne vogliono andare. E non se ne andranno. Allora una cosa nuova. Veramente io con molto entusiasmo, stare anche in mezzo ai giovani è stato un piacere. Con tutto. Devo dire che una cosa piacevole è che non c'è stata, ecco, non si è avvertita la barriera anagrafica, cioè hanno dialogato nello stesso modo, anche prendendosi in giro, anche discutendo persone. No, di tutte le età, ma davvero, insomma, non. Alcuni duetti tra mia madre e è simpaticissima, però dico è interessante trovare degli spazi di dialogo, perché in genere c'è una frattura generazionale, anche con uno scarto anagrafico inferiore. Invece diciamo che noi dare voce, tutte queste cose, a noi servono per guadagnare anche per noi stessi spazi di vivibilità, perché ecco, io rifiuto l'idea di dire io non faccio nessuna, non voglio fare nessuna rivoluzione, io non voglio giocare il gioco che c'è già, perché là sono perdente. Allora, se ci creiamo degli spazi strani, ibridi come questi, riusciamo a divertirci e a fare un gioco diverso. Nel gioco diverso, a cui non sono già abituati gli altri, non è detto che perdiamo, forse perché non perde nessuno. Questa è la novità, insomma. Senza la partecipazione di tutti non avrebbe alcun senso. E si sono messi in gioco tutti, autrici come Maria Rosaria Riccio, che io invito a raccontare almeno sua esperienza in questo laboratorio, perché Maria Rosaria Riccio è una scrittrice che ha una serie di romanzi, ed è molto bello la vivacità e anche il fervore con cui si è voluta mettere in gioco. Ci dici proprio due parole sul tuo racconto? Vabbè, se devo dire due parole devo dire Vivaldo. Siamo dico tre, dico Vivaldo e Claudio. Togliamoci lei. Andava bene. Vabbè, io ho un sottilissimo senso di nostalgia, perché sono due anni purtroppo che non riesco più a partecipare alla bottega. E dall'altra parte però c'ho una fierezza che nessuno mai mi toglierà di essere stata della prima ora parte di questo progetto. Io ho assistito a tutte le fasi di questo progetto. Gruppo fondatore proprio. Sì, proprio assolutamente sì. Adoro moltissimo ricordare i tempi di facsimile. Mi ricordo quella giornata a Genova in cui siamo usciti per la strada perché in libreria non veniva nessuno, e allora noi tutta la truppa siamo usciti sul marciapiede e abbiamo cominciato a declamare i pezzi di facsimile. Per riscritture in realtà. No, sì, che erano delle riscritture. Era una storia della letteratura fatta mediante riscrittura di opere, cioè come dire. Che è straordinario, un testo straordinario, come poi sono stati straordinari tanti altri, quelli che tu hai citato prima, la vera bellezza, l'enciclopedia degli scrittori inesistenti, ma anche Vedi Napoli e poi scrivi. Insomma, un'avventura che non finisce mai. E mentre vi ascoltavo con la gioia di sempre, mi sono ricordata di quando ero bambina, tanto tempo fa, alle scuole elementari, il sabato era la giornata più bella proprio per definizione,
perché arrivavano i libri della biblioteca. E allora io mi ricordo questa pila di libri con quelle, come si chiamano, le copertine vecchie di tipo antico, e già sentivo il profumo dell'aula, io già pregustavo la settimana che avrei trascorso insieme al libro che avrei scelto. Se in quel momento qualcuno mi avesse detto che un giorno poi mi sarei ritrovata qua a parlare e ad ascoltare, a sentire, a parlare di libri, sarei andata direttamente in paradiso, mi sarei risparmiata tutto il trend B. E ringraziare Aldo, ringraziare Claudio, ringraziare Enza, ringraziare Rosalia, ringraziare Emilia, ringraziare tutti quanti noi che diamo voci diverse, questa aggregazione, questa gioia di stare tutti quanti insieme, ognuno con la propria vita, ognuno con la propria esperienza, però tutti accomunati dalla voglia di comunicare, poi tutto sommato, perché scrivere e leggere è un modo per comunicare ad ampio respiro, e quindi mi auguro di continuare a sentire quella gioia che sentivo da bambina il sabato quando arrivava il libro della biblioteca. Prima dei saluti di rito, quindi di restituire la parola alla brava moderatrice. Bravo presentatore. Due parole, allora. Vabbè, io ringrazio Aldo Putignano. Mi devo tutto. Questa presentazione ha preso un'improvvisa svolta celebrativa, io sentimentale. Devi dire che ti chiama le spalle come te ne va. E spero che continui fino a sabato prossimo. Allora, apro una parentesi per ringraziare e per segnalare quello che Claudio Calveri sta facendo da tantissimo tempo. Cioè, noi ci conosciamo e ogni tanto ci incontriamo su progetti improponibili diversi. Ci confrontiamo e annuiamo come se si parlasse delle cose più semplici di questo mondo. Poi miracolosamente si realizzano anche, cosa che non sempre avviene in altri ambiti. E se operazioni appunto come la Book Factory, da cui poi nasce Immaginapoli, l'intero progetto delle città visibili, se anche l'utopia, la follia di candidare a Napoli a città della letteratura ha un corpo oltre che essere un'idea vincente, perché oltre alla professionalità e alla fantasia di Claudio c'è anche una grande tenacia da parte sua, e questo a volte l'entusiasmo e l'applauso lo sovrasta, ma cioè, c'è un lavoro enorme e mi fa piacere segnalarlo anche per Claudio. Claudio ovviamente rimanda a me, ma io non rimando, vi prego solo una cosa, no? Su Napoli città della letteratura io vi invito tutti, perché siamo tutti tifosi insomma in qualche modo, ad augurarvi e ad augurarci che si superi l'impasse che in questo momento blocca UNESCO. Nel senso che, perché a noi quando ci deve andare qualcosa storto modestamente, no, ma a che livello, insomma, la spiegazione gli americani ce l'hanno con noi, che detta così può sembrare una presa di posizione politica, no, visto che l'ONU ha brillantemente pensato di accettare la Palestina in seno al Consiglio, subito gli Stati Uniti, amici di Israele, hanno decretato un taglio dei fondi to cure a tutto quelli che sono i programmi dell'UNESCO. Quindi per il momento i programmi sono bloccati, se no già saremmo città della letteratura, e si vedrà a maggio se vogliono, se possono riattivare, perché alcuni paesi dovrebbero finanziare in parte alcuni programmi. Nello specifico i coreani, i quali però, lo so che sembra che parliamo veramente di follia, cioè sembra futuristico, mi prego, io lo so. Però la mia vita è anche questa, è anche la nostra. Considerate che ci sono i coreani che hanno detto non vi preoccupate, paghiamo noi, però fate una sede UNESCO a Parigi e una a Seul. Ovviamente a Parigi hanno detto guardi, non è che proprio si monta così la questione. Quindi diciamo che siamo in attesa che qualcosa si muova, però insomma devo dire che tutti quanti, nei vostri pensieri, non voglio mai parlare di preghiere perché le posizioni sono diverse in materia, però nei vostri pensieri sperate sempre che qualcuno decida che tutto ciò è ridicolo. Perché comunque bloccare le attività culturali di un intero pianeta per questioni politiche, quali che esse siano, è effettivamente una follia. Quindi vabbè, noi ci auguriamo, abbiamo continuato, abbiamo spedito il dossier,
abbiamo fatto tutte queste cose. Il progetto di Immaginapoli, non solo quelli creativi ma anche quello lì proprio teorico, ha ottenuto il patrocinio dell'UNESCO, è uno dei pochi in Italia, quindi ci racconteremo anche nella prossima pubblicazione, alla presentazione del prossimo libro, a che cosa tutti voi avete partecipato. Cioè è un progetto che non è soltanto letterario, è anche tecnico, è qualcosa che è stato riconosciuto dalle più alte istituzioni internazionali come degno di attenzione, quindi potete assolutamente andare fieri anche di questo. E ci auguriamo, insomma, che si possa finalmente sbloccare qualcosa, perché sentivo evocare il senso di questa stasi nella quale sembriamo catturati. No, noi continuiamo a fare movimento tenacemente, anche perché penso che nessuno di noi saprebbe fare altrimenti, sostanzialmente. Cioè, non è che non ci arrendiamo, è che non siamo proprio capaci di pensare. Ancora grazie a tutti voi. Allora, io dicevo, spero che questo entusiasmo duri almeno un'altra settimana, anche perché la settimana prossima qui presentiamo il libro di una persona che di libri ne ha venduti tanti. Ciononostante, invece di mettersi su un piedistallo, ha cercato e sta contribuendo a creare un piedistallo per tanti di noi. È un libro che merita, e molti lo conoscono già, stavo per dire purtroppo, ma per il piacere di riscoprirlo. Molti lo conoscono già, vi invito a venirci a trovare in questa occasione, qui al club alle 18, per la presentazione di Fiction di Ben Sanfano. Possiamo passare dalla stanza a fianco per un piccolissimo rinfresco e io ringrazio ancora tutti, ringrazio Claudio Calveri, Rosalia Calvapano, Arrida Parisi, Aldo Pugnano.